37esima podistica di primavera, 9,5 km, che ha aperto degnamente a Trana la stagione di corsa su strada. 837 classificati, massima parte delle categorie adulti, in quanto i giovani purtroppo per Renzo erano impegnati a Cameri nel campionato regionale individuale. Colpo di pistola alle 10:10, al comando subito si forma un gruppetto con Gabriele Abate, Massimiliano Di Gioia, Abdessamia Montasser, Bruno Santachiara, Salvatore Calderone e Salvatore Ciantia. Alla fine poi all'arrivo ha vinto Gabriele Abate, che era il più accreditato ovviamente, in 31.07, secondo posto per Calderone a 10 secondi, che nel finale è riuscito a staccare Di Gioia 12 secondi. Arrivano poi Ciantia e Santachiara. Nel femminile, gara solitaria di Romina Cavallera, che vince in 37.06. A 1.13 Cristina Dosio, 1.45 Stella Riva e poi Barbaro Rubiola in volata con Manuela Andreone. Nella classifica delle società, il Borgaretto precede Tranese e la podistica Torino, che abbiamo qui rappresentato questa sera con Roatta, e vittoria del Gio22 Rivera tra i giovani. Renzo Fallarini, mi senti? Sì, sono qua, Hai sentito? Benissimo. Sei d'accordo con la buongiorno. cronaca di Sebastiano? Sì, e beh, ci mancherebbe, lui è un'enciclopedia vivente, quindi Può partire il penso che abbia filmato intanto, fatto. eh? Non ho capito, No, scusa. no, dicevo alla regia che può partire il filmato di Trana. Vabbè. Vai pure. Dimmi. Ecco, volevo chiederti innanzitutto se eri soddisfatto perché alla vigilia temevi molto qualche concomitanza. Chi avesse visto praticamente il campo di gara al venerdì sicuramente c'era da preoccuparsi perché era pieno di neve. Comunque poi insomma il tempo ha messo giudizio, è venuto fuori una bella giornata e quindi è stata una bellissima giornata di primavera, così come il nome della corsa. E soprattutto è stata molto partecipata, non te l'aspettavi una partecipazione simile? Mi aspettavo, io sai, io lavoro sempre per 500-600 persone e insomma quando poi ho visto gli iscritti al giovedì sera mi sono dato da fare, ho cercato di fare del mio meglio, però ciò che ha fatto lievitare un po' il numero di iscritti, oltre gli 800 sono stati i non competitivi che erano di nuovo 125 circa. E poi i giovani non è che fossero poi così pochi, perché alla fine erano una tantina, quindi a Trana più o meno si è sempre fatto quelli. Sì, Io ho detto mi auguro in che futuro che magari ne vengano di più. Io cerco sempre di accontentarli tutti sì, a Cameri sono stati quasi 600 i partecipanti, dei quali solo un centinaio amatori, diciamo così, master, perciò tutto il resto erano giovani. Tu puoi ben capire che non tutti sarebbero venuti certamente a Trana, però insomma, Ma una larga fetta sicuramente sarebbe. se ad esempio il Borgaretto e altre società avessero avuto anche i giovani, sicuramente i classificati FIDAL avrebbero superato abbondantemente i 1.000 Comunque ti e questo assicuro, è confortante. Renzo, ti assicuro che Dimmi. guardando queste immagini di Giovanni Rossi, che sono immagini che si riferiscono ancora alla partenza, perché tu hai iniziato a parlare che c'era appena stato il colpo di pistola e devo dirti che continuano a passare e fanno parte tutti della partenza, No, tra perciò. l'altro stamani sulla Nuova c'è un articolo con delle bellissime fotografie fatte da Fenoglio che devo dire che c'è la via Roma che non si vede la fine, quindi per chi opera così come nel nostro settore in modo così appassionato è piacevole vedere che ci sia questa gente che viene e logicamente in momenti come questo che gli sponsor latitano. È logico che noi dobbiamo fare con le quote di iscrizione, devo dirti che non è facile Renzo, organizzare. no, non voglio rovinarti la festa, però proprio al termine della gara di Trana, so che tu sei Sì. Favorevole alla versione 14 km, mentre questa era quella di 9,5 km. Parlando con un fisioterapista che ha gareggiato oltretutto, e mi accennava al fatto, e te l'ho già detto anche di persona, che sarebbe auspicabile per il settore master non allungare molto le gare, cioè questa del 9,5 è già non troppo lunga rispetto, diciamo, al suo standard ideale, però insomma. Ma guarda, io
Permettimi di dissentire da questa conclusione qua, che poi Renzo, magari sai, ognuno fa qualcosa. Renzo, vorrei solo sentire il tuo parere, però vorrei dirti anche che mi ha anche detto questo fisioterapista, i nostri migliori clienti sono gli amanti delle lunghe distanze. Chiusa la parentesi, dimmi pure. Allora, innanzitutto sono i migliori clienti perché ce ne sono di più, e quindi la massa che corre, se tu vai a vedere, ho premiato gli uomini con 75 anni, erano quasi 10, adesso non voglio dire, ma 8 li ho fatti di sicuro, e quindi tutta la quantità di queste persone che corre fa sì che i fisioterapisti abbiano più lavoro da queste persone qua. Però devo dirti che io, nella mia esperienza, posso vedere che le persone, chiamiamolo un po' avanti con gli anni, mi ci metto anch'io. Io adesso, ad esempio, quando vado a fare qualcosa, prediligo fare le cose lunghe perché le prendo più con calma. E stai parlando di corse podistiche, ovviamente. Ah beh, certamente, certamente. Ma questo abbraccia un po' tutto il settore, quindi è proprio una questione fisiologica dell'età. Comunque, sai, quando Renzo, sei giovane si corre corto. Io capisco che stai già facendo promozione per la tua classica, la nuova classica del 27 marzo, e cioè la 30 chilometri. Sì. La Susa Vigliano. Ma stanno arrivando le iscrizioni, devo dire che c'è una quantità variegata di podisti che si iscrivono a questa gara qui. Io vedo che ormai piacciono le corse, almeno. Prendi ad esempio domenica a Lago Maggiore, 2000 e passa iscritti, arrivati. Anche coloro che non vanno molto forte prediligono partecipare a queste manifestazioni di lunga lena. Poi se poi magari ci sono i laghi di mezzo, tanto di guadagnato. Sì, certo, parlando proprio parlando di quella manifestazione lì ha avuto un grande successo, certo. Ecco, ma devo dire che c'è un grande affollamento di queste manifestazioni ultimamente, quindi bisognerebbe avere la bacchetta magica, ma però non si può contattare. E magari Fallarini, invece di 10 manifestazioni all'anno, può organizzarne la undicesima, via. Ah sì, diciamo che una del mese sarebbe la cosa ideale, perché così perlomeno non mi annoio. Renzo, ti ringrazio per l'intervento e ci diamo Scusami Eugenio, sì. Volevo ringraziare della pazienza che hanno avuto i podisti al ristoro, sì. Che si è fatta un po' di coda, però in sostanza l'abbiamo ricompensato perché c'era anche il cioccolato caldo quest'anno, quindi è lo zabaglione, spero che sia stato gradito. Molto ciao bene. Ciao e buona serata a tutti. Ciao Renzo, ciao, grazie. Ciao. Giancarlo Roatta, tu c'eri, hai fatto terzo con la tua società, cosa ne dici di questa manifestazione? Allora, la corsa podistica di primavera di Renzo Fallarini è l'esordio su strada, abbiamo portato un numero veramente alto di 103 iscritti eravate. 104 perché 104. Al mattino abbiamo ancora iscritto Lorenzo Gariglio, che è un nostro giovane atleta che era incerto fino all'ultimo, 3 non sono poi arrivati per motivi vari, quindi 101 sono gli atleti arancione arrivati al traguardo della gara di Renzo. Devo dire tutti ampiamente soddisfatti dell'organizzazione. Un giudizio tecnico sulla gara. La gara è estremamente impegnativa, ha un grosso vantaggio, il panorama innanzitutto, e poi la parte finale in discesa che permette di smaltire, anche se è tecnicamente difficile, che permette però di smaltire la fatica della salita. Noi abbiamo fatto sul nostro sito podisticatorino.it abbiamo fatto una preparazione dell'evento dando l'altimetria, dando tutte le indicazioni per arrivare al luogo di gara, come facciamo con le 16 gare del nostro campionato interno. La gara di Trana piace molto, è molto bella, molto impegnativa. Ma tu della piccola polemica tra me e Renzo, lunga, corta, cosa... Guarda, io i nostri atleti, anche se sono in massima parte, noi abbiamo 190 iscritti ad oggi, è un numero piuttosto alto. Ne parleremo poi. E prediligono in massima parte la maratona. La maratona è un sogno per tutti, anche per quelli che cominciano da pochissimo a correre. La maratona ha un fascino particolare. Perciò 35 sono stati gli atleti che abbiamo portato al traguardo di Piazza Castello il 14 novembre 2010, quest'anno contiamo di portarne ancora di più, e le gare lunghe sono affascinanti. Noi avevamo anche 9 atleti alla mezza maratona del Lago Maggiore,
Avevamo un atleta alla maratona di Barcellona, un esordiente, per la prima volta Marco Casotto, che è sceso sotto le 4 ore, prima maratona in vita sua. Avevamo ancora un atleta a Casale Monferrato, insomma amiamo essere presenti. No, mi stai bruciando tutte le domande poi sulla podistica Torino. Lui è cresciuto come organizzatore, noi siamo cresciuti come... Ah, ecco perché mi spiego il perché di questo filmato che andremo subito a vedere adesso e si riferisce proprio a una serie di fotografie, tra l'altro chi le ha prese? Fontana? Alex Viola, montate da Mauro Fontana e con un po' di tutti. E si riferisce appunto alla manifestazione ricordando proprio di quest'anno. Di due domeniche fa, sì. Ecco, abbiamo fatto perché con Enzo Caporaso abbiamo un ottimo legame di collaborazione, siamo anche vicini, lui al Parco Ruffini, noi siamo a zona Pellerina, Borgata Parella e quindi... con piacere partecipiamo alle sue gare, non tutte, ma insomma quando possiamo ben volentieri sul settore giovanile, sui nostri atleti. Devo dire che ancora all'inizio del settore giovanile, il giorno che lo spingete un po'. Abbiamo una difficoltà oggettiva per il settore giovanile e che essendo a Torino ed essendo i nostri giovani sparsi nei vari quartieri, nelle varie zone, facciamo fatica, anche se il Parco Ruffini è un po' il nostro punto di riferimento, abbiamo dei corsi per i giovani proprio nello stadio Primo Nebbiolo, facciamo fatica proprio per motivi di tempo oggettivi, chi abita in zona Madonna di Campagna. Oggi non avete avuto il battesimo di un corso? Oggi è nato il nostro corso che si chiama i tuoi 10.000 metri da record, è finito poco fa al Parco Ruffini, in pista, oltre 30 partecipanti, obiettivo è di migliorare il proprio personale sui 10.000 metri. Chi vuole scendere? Corso? È Roberto Cignarale, che è un nostro atleta iscritto e tecnico, che con il suo staff, composto da Battista Panizzone e Salvatore Pugliara, presidia gli stage dedicati alla maratona, ai 10.000 metri e alla mezza maratona. In più organizza anche, perché lui è responsabile di un team che si chiama Next 42195, che è un gruppo di appassionati maratoneti, guarda caso. Quest'anno faranno una trasferta il 16 ottobre ad Amsterdam, alla Maratona di Amsterdam, lo scorso anno sono stati a Firenze, collaboriamo insieme, ovviamente sono iscritti per le gare FIDAL con la Podistica Torino e l'obiettivo di questo team è essenzialmente la maratona. Quindi lavoriamo sui giovani, sullo stage per i 10.000 metri, ma in quest'autunno abbiamo già in cantiere quello per la maratona, con allenamenti di gruppo alla Mandria. Facciamo tutto quello che può essere di aiuto, di supporto ai podisti, a quelli che sono, diciamo, non competitivi, che si avvicinano al podismo che podismo ci guardano con massa. Bravissimo. Siamo attenti a tutte le persone che corrono nei parchi, che sono un po' magari timorose, pensano che nelle gare ci siano dei fenomeni assoluti, che non è assolutamente vero. Io dico sempre ai nostri nuovi iscritti che gare non ne vinceranno, ma non arriveranno neanche ultimi, ci sarà sempre qualcuno che va più piano di loro. L'importante è lo spirito positivo. La filosofia giusta deve essere quella, d'altronde. Perché per quanto ci possiamo allenare, per quanto possiamo fare, c'è sempre qualche atleta un po' più scuro di carnagione o magari un po' più che ci lascia sempre indietro. Qui il sindaco che... Coppola in campagna elettorale. E Chiamparino per la par condicio che abbiamo fotografato insieme. Questo filmato è uno degli esempi che noi usiamo per avvicinare le persone. Tutti i nostri atleti sono, ecco Roberto Cignarale, che è il nostro tecnico che è apparso per un attimo, è uno dei tanti mezzi che con Mauro Fontana, con Dennis Regis, con Barbara e Teresa, che sono le due nostre consigliere, con Enzo Pinto, che dal suo Camminito Caffè, se tu vuoi prendere il caffè non puoi non parlare di podismo. Lui è podismo dal mattino alle 7:15, quando apre alla sera alle 20. Chiunque entra vive di caffè. Poi arriva Pullano, che tra pochi giorni farà la 30ª maratona a Roma, sarà in pista e festeggerà questo evento veramente importante. Saluto a Mimo. 30ª maratona è veramente un'impresa chapeau, come si dice però, in francese. Tu hai una ricetta speciale per uno sviluppo così rapido? Noi usiamo molto il canale internet, tanto entusiasmo, tanta allegria, adesso... Malizioso naturalmente, ma non ho detto che sei stressante come presidente, cioè coinvolgi molto, cerchiamo, questa è la versione elegante. Non ci sono scuse per non correre, perché noi diciamo, il nostro slogan è vieni a correre con noi, ed è veramente un impegno che abbiamo. Anche le persone più titubanti, gli spieghiamo con calma, le portiamo. C'è una ragazza di 56 anni, Maria Grazia, che ha iniziato la prima gara della sua vita a Recordando.
Ieri domenica era già a Trana che correva sulla parasalita, non è arrivata ultima ovviamente, qualcuno certo. dietro l'ha lasciato, è la persona più felice di questa, diciamo, è veramente è un piacere per me, per Mauro, per tutte le persone che collaborano, vedere persone che si affacciano allo sport e crescono. Naturalmente. Poi c'è Alex Viola, sì. che domenica sarà ospite della Morenica Trail come partecipante, che è un fotografo di tutto rispetto e che ama cogliere gli aspetti più... Ma avete interrotto la collaborazione con Ernesto Somadai? Una collaborazione. Abbiamo lavorato con Ernesto Somadai fino all'estate scorsa, poi la nostra crescita richiedeva uno spazio, diciamo, autonomo, anche se il nostro sito internet è a disposizione di tutti, volantini, classifiche, filmati, interviste, non è monotematico. Lui continua tranquillamente per la sua strada, porta il suo contributo al podismo e mi sembra una situazione assolutamente... Devo ringraziarlo pubblicamente perché è grazie a lui che... se possiamo disporre di fotografie che altrimenti non ci sarebbero o comunque sarebbero disponibili a pagamento come la maggior parte dei anche siti. Anche il nostro spirito, anche noi pubblichiamo diverse fotografie, nelle ultime gare abbiamo avuto la collaborazione di un fotografo professionista, Claudio Penna, che ci aiuta e si è venuto a incuriosire del podismo e ci ha dato la sua collaborazione. E sono grati, sono assolutamente scaricabili e disponibili. Ogni atleta ha la sua scheda come se fosse un professionista, con i suoi primati, nei 10.000, nella mezza maratona. Nella maratona, alle 2:30 di domenica, avevamo già aggiornato 5 personali che sono stati fatti al Lago Maggiore. Quindi ogni atleta viene trattato come se fosse davvero un professionista. Ecco, qui del Lago Maggiore sono andati anche 5 tesserati tuoi. 9. 9 tesserati. Di questi 9, 5 hanno fatto il personale. E 5 hanno fatto il personale. Ovviamente parliamo di persone che partono da lontano e quindi probabilmente è più ti facile. Ti hanno parlato di questa manifestazione? Bene, data? Ci hanno mandato già le fotografie nel pomeriggio, alcune le abbiamo pubblicate nell'home page di lunedì mattina. Scuderi ne ha parlato in modo entusiastico. Io ho sentito parlare solo bene della mezza maratona del Lago Maggiore. C'è anche un vantaggio che se tu scorri il calendario podistico di Torino Provincia di mezza maratone, caduta quella del Ruffini che era sì. lo scorso anno sotto la neve, esatto. non ce ne sono più. Non ce ne sono più, no. Tranne Fossano 10 aprile, però in provincia di Cuneo. Mentre se tu scorri il calendario di ottobre-novembre, ogni domenica dalla fine settembre a fine ottobre ci sono 5 mezze maratone. Forse e tu sei attento come presidente di società. Il problema è che noi facciamo un calendario, vogliamo dare, abbiamo dato ieri 15 gare su 16, vogliamo darlo ai nostri atleti con anticipo in modo che si possano organizzare per le loro maratone. E tutti vi tirano per la giacca, no, vieni da gli me. Organizzatori, siamo in questo momento la gioia degli organizzatori, e ne siamo orgogliosi ovviamente, però è difficile riuscire a organizzare un calendario che sia omogeneo, che lasci i giusti spazi liberi per chi vuol fare qualche altra attività, però siamo riusciti a farne 15 su 16 e la nostra mezza maratona quest'anno sarà a Vigone. A Vigone, la mezza seconda di edizione, la mezza di Varenne, il 1° maggio. Verranno a presentarla, lo accenno già, i nostri amici del gruppo di Vigone, quel giorno lì ci sarà la maratona di Vercelli, già ci dispiace questa certo. concomitanza perché è un altro evento importante della regione. Tommaso Gentile a questo punto sentirà una fitta al cuore, però... Vercelli ci vedrà nel 2012 magari protagonisti. Promesso da Giancarlo Roata, presidente della Podistica Torino, la nuova big nelle società torinesi e anche piemontesi. E Ruisi ovviamente vi aspetta, lo ringrazio della partecipazione, ringrazio Giancarlo Roatta, presidente della Podistica Torino. Il nostro slogan, vieni a correre con noi, vieni a correre soprattutto. Andrea Gabba che grazie. Ci ha presentato il progetto Triathlon per i giovani, a tutti do appuntamento a martedì prossimo con tanti altri argomenti, tanti altri filmati e soprattutto con la massima mia che sento dal profondo del cuore. Ricordate che correre magari non allunga la vita, ma di certo ve la rende migliore. Parola di Eugenio Bocchino, repliche giovedì e lunedì alle ore 17:30 e domenica mattina alle ore 8. Buonanotte.